Buonasera, mi sentite? Buonasera Gianna, buonasera Franco. Questa sera ho grossi problemi. Ah, mi senti? Eh, bene, bene. Questa sera, dicevo, ho dei grossi problemi eh, di linea con il cellulare. Sono in una posizione in cui il cellulare eh, prende poco e, e quindi ho questi problemi. Comunque, vediamo di, di fare comunque il webinar perché... Eh, ci sono alcune informazioni importanti da, da dare e, e quindi facciamolo così lo registriamo e eh, tutti gli altri che, non, che er si erano organizzati di esserci poi io ho mandato questo, questa comunicazione che avevo problemi di linea magari qualcun altro ha pensato di fare altro giustamente e quindi registriamo il webinar e eh, così lo condividiamo Bene, siamo alla vigilia dell'eco festival 2019 che ci, ci sarà sabato 17 agosto. Eh, il eh, giorno dopo ci sarà una conferenza internazionale eh, di Skyway Capital, conferenza internazionale più che altro di, ehm, di un punto di eh, incontro tra diversi direttori, un punto dove può scambiare opinioni eh, modalità di sviluppo dei progetti locali c'è stato questa settimana un, 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 un importante appuntamento un incontro in vietnam dei direttori eh, di skyway capital eh, ho visto delle fotografie non sono ufficiali dell'azienda quindi non ne parlo non ho condiviso informazioni in questo webinar tuttavia ci sono delle eh, testimonianze di Maslow e Solar che sono eh, a fare un punto di accordo iniziale per creare una linea aerea che va a sostituire una funivia in eh, Vietnam. E... Gianna, tutti mi sa che abbiamo problemi, eh beh, siamo eh, nella settimana più calda. <ride> in termini di, eh, di, di caldo perché c'è comunque caldo ma anche in termini di eh, momento di, di vacanza e quindi eh, molti sono anche eh, diciamo distratti da questo e dicevamo mh, quindi ci sono stati degli, degli appuntamenti molto importanti eh, sul su un accordo che si sta eh, aprendo eh, chiaramente in vietnam su una tratta di linea aerea dove era previsto una funivia e Skyway ha convinto un pochino le, le delegazioni vietnamite che Skyway può essere molto molto importante come tipologia di eh, tipologia di sistema. In termini economici di sicurezza di eh, rispetto dell'ambiente e così via bene anatolinsky eh, abbiamo visto eh, vi ho eh, annunciato nel gruppo che c'è un nuovo link eh, di interfaccia per informare le persone di questo progetto skyway e ho tratto da queste eh, da queste diciamo questa pagina Alcune informazioni, intanto abbiamo Anatoli Uninsky che è l'ideatore di questo grandissimo progetto, è l'autore progettista generale delle tecnologie di stringa di, di, eh, di Skyway, eh, capo dei progetti delle Nazioni Unite perché chiaramente le Nazioni Unite hanno riconosciuto eh, in Skyway una società che eh, ha tutti i requisiti per creare delle città future che rispettano l'ambiente, che eh, muovono i mezzi in sicurezza. E quindi è anche membro della Federazione Cosmonautica eh, dell'ex dell Unione Sovietica. Ha eh, realizzato 150 invenzioni. Dal 1977, quando ha cominciato a disegnare i suoi progetti, eh, ha fatto monografie, più di 200 articoli scientifici e così via. È il presidente del consiglio di amministrazione, progettista generale della Skyway Technology eh, a Minsk, in Repubblica di Bielorussia, e del gruppo internazionale di società Skyway, eh, che oggi eh, comincia ad avere anche sede negli Emirati Arabi. E, eh, e successivamente in altri contesti. Eh, L'Eco Festival, siamo quindi alla vigilia dell'Eco Festival che va a, eh, diciamo, a condividere le nuove le innovazioni, le novità che ci sono quest'anno nel centro di innovazione, il quale è fondamentale per lo sviluppo di Skyway nel mondo non saremo in grado di entrare nei mercati senza questo ecotecnopark, quindi questa vetrina nel mondo dove praticamente ci sono state 32 delegazioni di diversi paesi che hanno visitato eh, ultimamente questo ecotecnopark. Questo ha permesso eh, di testare i mezzi e portarli in 18 fiere internazionali nei trasporti. L'ultima eh, più importante è l'Inotrans del 2018 settembre dell'anno scorso, dove è stato presentato l'Unibus, di cui parleremo questa sera un pochino eh, nell'imminente Ecotecnopark. Ci sono stati, eh, in base a queste certificazioni, questi test, 83 brevetti in diversi paesi. Quindi il successo dello sviluppo della tecnologia di Skyway dipende, o chiaramente, da, un, da tante eh, situazioni, da un team internazionale che porta avanti eh, lo sviluppo di potenziali progetti mirati nei vari paesi, dopo che comunque le delegazioni hanno partecipato. Eh, hanno visitato e eh, toccato con mano questi mezzi di trasporto. Ci sono oltre 800 ingegneri e specialisti di alta, eh, di alta formazione che stanno sviluppando la tecnologia Skyway in diversi ambiti di progetti locali mirati in vari parti del mondo con situazioni eh, territoriali eh, di democrazia. Ehm, di densità demografica scusate e, mh, e molto diverse tra loro e su territori molto diversi appunto perché ci sono eh, tipologie di linee che sono diverse a seconda delle esigenze. Quindi è tempo di cambiamenti globali nel settore dei trasporti, il collasso eh, del delle strade perché ci sono eh, milioni di mezzi di automobili che eh, viaggiano in queste autostrade strade eh, sono congestionati ormai siamo a un livello eh, veramente incredibile e pensate che eh, come dice Juninsky l'auto eh, è il mezzo l'innovazione più eh, di disastrosa in termini di vite umane eh, per l'umanità da quando è stata eh, creata skyway può andare a risolvere questi problemi, Skyway è più sicuro, più veloce, più economico di qualsiasi altro trasporto esistente. Quindi risolve in qualsiasi eh, problema di trasporto e infrastruttura nel, nella, nelle varie situazioni. Eh, All'Ecotecnopark è stata creata un'infrastruttura eh, nuova, una linea nuova, completamente nuova, per eh, dimostrare, fare eh, i primi test dell'unibus ad alta velocità. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente i test non sono per misurare l'alta velocità perché chiaramente eh, ci vorrebbero 20 km di linea, cosa che non è stato possibile fare eh, in Bielorussia e proprio per questo... Skyway si è proiettato negli Emirati Arabi dove ci sarà lo, la possibilità di fare questi test dell'alta velocità. Quello che si fa all'EcoTechnoPark e la dimostrazione del fatto che all'EcoFest verrà eh, visto un, un unibus rudimentale, tra virgolette, cosa vuol dire non è rifinito come sarà rifinito quello che andrà eh, negli Emirati Arabi, ma eh, sarà utilizzato per la dimostrazione, per le prove eh, di test che sono eh, necessarie per tutta una serie di eh, fattori che in termini di sicurezza, di infrastrutture, e, eccetera, non solo la velocità, quindi i test e le certificazioni eh, sono determinate non solo dall'aspetto dall eh, di velocità. Quindi, eh, chi sarà all'eco festival sabato 18 no, scusate, sabato 17 tra due giorni tre giorni avrà modo di eh, vedere l'unibus eh, sulla eh, prima linea eh, diciamo al mondo che lo sosterrà ed è proprio questa l'ultima immagine dell'eco festival eh, della, diciamo, della tutta dall'infrastruttura pronta per ricevere tutti eh, gli ospiti che arriveranno da diversi paesi al mondo eh, per questo quarto Eco Festival. Io ehm, sono qui eh, a fare un appello a quelli che saranno l'Eco Festival di fare eh, foto, eh, video, eh, immagini, raccoglierle e inviarmele eh, perché io chiaramente anche per quest'anno non potrò essere presente all'Eco Festival, mio, eh, mio, eh, sono molto dispiaciuto di questo, ma per problemi personali non riesco neanche quest'anno a essere presente e quindi invito tutti quanti, quelli che andranno, eh, di fare video, testi eh, raccogliere testimonianze, raccogliere immagini, tutto quello che serve per dare testimonianza al fatto che l'Eco è la vetrina nel mondo per lo sviluppo della tecnologia Skyway. Uninsky, come eh, ho detto scorsa, eh, 15 giorni fa, eh, dice che la Terra è morta, non respira, non produce l'ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare. Lo vediamo tutti i giorni eh, con i disastri che succedono anche qui in Italia, eh, 20 cm di, di, di grandine ad asti eh, la due giorni fa. Eh, disastri continui tutti i giorni, quindi eh, c'è bisogno di eh, fare qualcosa di importante. L'invenzione tecnologica, eh, come, diceva, eh, come dicevo prima e ribadito adesso qui da UNESCO, dice che eh, la, quella più pericolosa per l'ambiente dell'uomo è il trasporto. E, mh, con Skyway si riporta le, eh, la, il territorio alle origini dove eh, si possono costruire linee e al di sotto delle quali ci possono essere giardini, fiori, l'erba verde, eh, ci possono camminare sotto le, le persone, gli animali senza nessun problema. E, e al nuovo Eco Festival, al quarto Eco Festival, eh, ci saranno novità eh, che saranno mostrate in anteprima. E, una nuova macchina, dice UNISC, che non, più, non sarà la più leggera ma la più semplice e abbiamo un cliente appunto per questa linea. Quindi le novità che ci sono sono dettate da esigenze e richieste da parte di delegazioni che sono andate in visita. Ci sarà una dimostrazione, praticamente quest'anno l'Ecofestival è improntato su una città intelligente pensata da Skyway, quindi un trasporto efficiente, autogestito con dei sistemi di sensori eh, e quindi sarà un, un sistema di eh, movimento dei mezzi con modalità senza incidenti. Um, Uniski ribadisce che sono cinque anni che eh, sviluppa questa tecnologia e eh, grazie all'interesse eh, e alla partecipazione di tutti gli investitori eh, che hanno eh, portato attraverso l'operazione eh, del crowd investing eh, dice che eh, questa impresa eh, è riuscita appunto grazie a tutti questi investitori, grazie a noi che abbiamo sostenuto, chi più chi meno, ma importante è sostenere il progetto Skyway attraverso l'operazione legittima di, del crowd investing, quindi la raccolta fondi a fronte di una concessione da parte dell'azienda stessa di quote societarie che diventeranno poi a tutti gli effetti delle azioni, quindi è un valore che ci permetterà di generare dei dividendi. E, ehm, quindi questo EcoFestival darà un, eh, un gran, una grande spinta, chiaramente, eh, da un punto di vista di, eh, operativo, in termini di sicurezza, di dimostrare il fatto che la tecnologia si spose con l'ambiente in modo sicuro, neutro, senza impatti ambientali, come succede oggi con eh, il, il, i trasporti. E quello che verrà mostrato, dice Iunischi, va oltre ad ogni aspettativa. Eh, quindi l'Ecotecnopark eh, Iunischi lo definisce come un bambino, la nostra creatura, venitela a toccare, abbracciarla e baciarla con amore, perché grazie a tutti noi è, è diventata una realtà. E, eh, e chiaramente grazie a tutti noi l'umanità verrà eh, proiettata su un una visione molto molto importante che è quella di della, della, eh, un ritorno al passato ma eh, tecnologico al tempo stesso. Quindi il trasporto eh, di eh, Uninsky dice che Skyway è il trasporto più sicuro al mondo, il più ecologico, il più efficiente e dovrebbe essere in tutto il mondo. L'obiettivo di Skyway è, è avere eh, un mercato al 50% eh, a livello mondiale. Quindi eh, Uninsky, vedete che eh, cammina scalzo sul terreno per dare consapevolezza che lui ha un forte uh, amore verso la, la, la Terra e altrettanto verso la tecnologia che eh, non, eh, che non eh, danneggia la Terra stessa. Quindi costruisci Skyway, salva il pianeta, è il motto di Uninsky. Quindi dicevamo Skyway è riconosciuto da, tra gli esperti di progetti mh, sostenibili, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. È stato tra, eh, presentato anche a una conferenza internazionale in Portogallo e eh, l'Ecofestival eh, sarà eh, un pochino il, il tema centrale, l'intelligenza eh, dei trasporti, quindi come possono essere autogestiti i trasporti. Quindi eh, l'estate dell'alta dell tecnologia eh, sarà un vero divertimento per tutti quelli che parteciperanno a questo eh, EcoFestival del 17 agosto. Il passato e il futuro dell'EcoFestival proiettato ovviamente al, eh, a queste tecnologie. Qui avete visto un'immagine dell'anno dell scorso alla conferenza pomeridiana di, eh, di Uninsky eh, quando ha parlato a, ai, a, ai membri eh, partecipanti al sostentamento di Skyway. C'è ancora tempo per prendere il biglietto dal 16 luglio al 16 agosto, 40 dollari, il giorno stesso invece sono 110 dollari, li potete prendere all'indirizzo festivalrsv-systems.com ovviamente l'anagrafica eh, ma eh, credo che ormai siete eh, già eh, tutti quelli che andranno hanno già preso il biglietto cognome nome e mail patronimico lasciatelo in bianco posizionate anche la tipologia di trasporto dalla, dal vostro hotel all'eco festival se con il proprio trasporto o in autobus o in bus navetta l'anno scorso c'erano i bus navetta molto abbastanza frequenti quindi skyway mette a disposizione eh, un servizio navetta che trasporta dagli hotel eh, alla eh, all'ecotecnopark e viceversa al ritorno per la prenotazione delle camere c'era la promozione di uno sconto eh, sui vari hotel che sono qui elencati bastava mettere una parola chiave che veniva eh, identificata eh, attraverso questi, questi link Informazioni attuali per i partecipanti. Ormai chi è già programmato sa che deve avere eh, il passaporto valido almeno di sei mesi, quindi non deve scadere entro i sei mesi, altrimenti non è valido. Ci vuole appunto il passaporto, ci vuole l'assicurazione che potete fare anche in loco appena arrivate eh, in aeroporto a Minsk, eh, potete prendere eh, gli autobus che eh, praticamente si muoveranno al mattino dalle 8 alle 10 e, e questo, questo autobus circolerà eh, continuamente lungo il percorso Minsk-Marina Gorka-Minsk. Ovviamente chi prenderà questi autobus dalle 8 alle 10 deve arrivare in largo anticipo per non rischiare di arrivare tardi. Eh, ovviamente per andare in Bielorussia non c'è bisogno del visto, eh, erano l'anno scorso eh, 5 giorni di, 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 di permanenza senza visto, chiaramente adesso l'hanno allungato per tutti, eh, per tutti i paesi europei sicuramente, ma anche altri, per almeno 30 giorni, purché si abbia almeno eh, 25 dollari di valuta. Eh, estera al giorno, quindi ci vogliono un po' di soldi perché non, non conviene eh, convertirli in rubli, bastano i dollari. E, e una polizza di assicurazione medica per un importo non inferiore a 10.000 euro valida in Bielorussia. Quindi si fa un'assicurazione, se si fa direttamente là costa pochissimo. Quindi l'ingresso senza visto in Bielorussia per un periodo non superiore ai 30 giorni è possibile esclusivamente quando si entra attraverso l'aeroporto nazionale di Minsk. Se uno entrasse da un'altra città o da un altro paese vicino che poi si sposta in Bielorussia con un autobus non vale questa regola. Allora eh, all'Ecofestival 2019 ci sarà anche la possibilità di prendere delle sim locali del bielorusse per collegarsi a internet e per divulgare eh, quello che ve, si proietta e si vede all'Eco Festival. Come l'anno scorso non è eh, stato dichiarato, ma molto probabilmente sarà così, ci sarà una, li, ehm, diciamo una diretta 24H per dire 12H, 12 ore continue eh, su Facebook, sui canali di Skyway che mh, proietteranno le immagini del, dell'Eco Festival anche per tutte le persone che saranno qui in Italia come, eh, come me. ok Bene, il giorno dopo vi ho detto che ci sarà un, un, un evento molto importante di, eh, di riunione di Skyway Capital, e, dove ci sarà la riunione tra partner, investitori di tutto il mondo che attendono con impazienza notizie sorprese da Anatoli Juninsky. Questo giorno chiaramente tutti insieme sarà una giornata di festa, dove Skyway Capital chiaramente fa il punto della situazione, gli sviluppi futuri e presenti eh, delle, dei, dei progetti mirati nei vari paesi, poiché eh, Skyway Capital è un'azienda. Da, eh, che è molto eh, diciamo proiettata nel, nello sviluppo dei progetti locali nei paesi eh, sui quali le delegazioni danno il benestare dopo aver visitato l'ecotecnopark quindi le eh, i passi per chi vuole eh, anche qui in Italia e per chi vuole ehm, diciamo eh, sviluppare uh, progetti skyway deve assolutamente portare le persone interessate al progetto in delegazione eh, a Minsk dopodiché c'è questo eh, questa delegazione visitano l'ecotecnopark ci sarà un accordo eh, iniziale eh, di intenti di sviluppo poi ci sarà una, un, um, chiaramente un passaggio delle eh, di, di, di visita delle, dei tecnici di Skyway in loco nel paese, quale può essere in, anche l'Italia, e successivamente ci sarà lo sviluppo del progetto per far vedere in modo, eh, diciamo, eh, in realtà virtuale il progetto stesso e eh, valutazione dei costi, degli impatti e così via. Quindi l'Eco Techno Park eh, 2019 è pronto, è tutto pronto, eh, verrà, fatto, eh, eh, verrà visto una dimostranza di, eh, del, dell'Unibus sulla una nuova linea in, di infrastruttura. Ci sono oggi, erano previste tre linee, oggi ce ne sono sei, sei tipi di linee, tra cui c'è anche l'U4 l'Unibus 4 che è stato eh, riprogettato per eh, gli Emirati Arabi. Qui vedete in un contesto di, eh, di mix tra tecnologia e ambiente. Cioè la tecnologia è, eh, non è impattante sull'ambiente, anzi, diventa un, eh, un modello un modello eh, moderno di infrastruttura che non impatta sull'ambiente ed è una cosa eccezionale quindi l'ecotecnopark trasmette a, a tutti questa, eh, questa possibilità una cosa molto importante che eh, uninsky ha richiesto a tutti quelli i partecipanti all'ecotecnopark di portare 2-3 kg di terreno fertile e naturale il più possibile cioè non devono esserci dei concimi eh, chimici dei pesticidi, deve essere un terreno eh, naturale eh, proprio come la natura ha realizzato e questi 2-3 eh, kg di terreno che eh, vengono raccolti e portati a, a Minsk da diversi luoghi eh, del mondo permetterà di creare un humus unico nel suo genere che potrà Ripristinare qualsiasi tipo di terreno, comprese le sabbie del deserto. C'è un, un reparto agrotecnologico di Skyway che lavora anche su questo, cioè eh, riportare il terreno fertile in qualunque situazione eh, estrema come il deserto. E potrete vedere all'Ecotecnopark anche il museo dove ci sono, c'è cioè la storia. Eh, che, che Skyway è, è stata eh, portata a compimento fino ad oggi, ci saranno documentazioni eh, tu, di tutto quello che Uninsky ha passato in questi anni per arrivare oggi qui eh, in questo momento, in questa situazione di sviluppo. Eh, il museo ha un cielo stellato di nomi, per dare eh, proprio valore a chi ha sostenuto il progetto già dall'inizio quando non c'era nulla e eh, ha dato possibilità eh, con il museo, il cielo stellato per, per le persone che in quel momento lo sostenevano, eh, per le, le, le piante, 10.000 piante che sono state piantate e ad ogni albero associato un nominativo di, di chi ha sostenuto il progetto. Quest'anno ha voluto dare la possibilità in un numero limitato chiaramente di mh, persone di essere nominate nelle, nelle, eh, nei cartelloni metallici che saranno posizionati nel, nel ponte vedete qui questo cartello sarà in lamina eh, metallica e verranno stampati i nominativi delle persone che eh, sosterranno il il progetto attraverso un pacchetto di investimento che si chiama Eco Future con uno sconto che va da 40 a 45 40 per chi eh, lo sostiene col conto principale quindi con eh, propri soldi oppure eh, con un'offerta di 45 quote per ogni dollaro quando si eh, investe dal conto bonus attraverso delle commissioni comunque sia 40.000 quote per un pacchetto da 1000 dollari e con questo pacchetto rateizzato si potrà avere il proprio nome indelebile per, per sempre sulle due lamine che saranno agli estremi del ponte sospeso. E questo, questo fondo sarà utilizzato sia per lo sviluppo di, eh, di, della tecnologia Skyway e una parte anche per la bonifica del laghetto che c'è al di sotto del ponte. Quindi eh, Skyway si, eh, eh, diciamo si, si, è, si è strutturato a 360 gradi, è eh, chiaramente eh, suddiviso in tanti reparti, abbiamo l'amministrazione eh, che si occupa del materiale rotabile, quindi di tutti i mezzi a ruota che pa passano sulle infrastrutture. L'amministrazione di sistemi automatizzati, quindi si parla della gestione de dei mezzi, come vengono eh, controllati, vengono gestiti i movimenti, gli scambi e così via. Poi c'è un reparto di, eh, per le strutture sopraelevate, le infrastrutture, poi c'è un reparto di sviluppo, uffici specializzati per la progettazione e tecnologia con produzione pilota. Ovviamente c'è chi, c'è il reparto che si dedica all'ecotecnopark e alla vetrina nel mondo, e, poi c'è il dipartimento che si occupa di sviluppi eh, innovativi, quindi eh, altri tipi di sviluppi che ancora non sono stati implementati e progettati e sviluppati, poi c'è un'amministrazione un per la supervisione tecnica e il controllo di qualità di tutto il sistema SkyWay. C'è il Dipartimento per la standardizzazione, la certificazione e l'organizzazione dei test, e poi c'è il Reparto di servizio del capo ingegnere, Dipartimento legale e 15 uffici di progettazione insieme al Centro per il design e l'architettura. Questa è l'infrastruttura Skyway. Ovviamente, Skyway si appoggia su quattro punti fondamentali. La sede, che eh, praticamente mh, raggruppa tutti questi reparti, la sede 1, che è la principale sede dove ci sono tutti gli uffici, tutte le varie amministrazioni di cui vi, vi ho appena parlato, poi c'è la sede 2 di sviluppo del, dei mezzi rotabili, ehm, da cui si aggiungerà il nuovo stabilimento che eh, sarà eh, lo stabilimento della produzione in serie dei mezzi rotabili per... Ehm, per sopperire alle esigenze degli Emirati Arabi per la nuova linea di 15 km. Abbiamo appunto l'Ecotecnopark e la vetrina nel mondo e abbiamo la, la sede nuova che si sta realizzando a, a Sharia negli Emirati Arabi dove chiaramente ci sarà un, un centro di sviluppo, ci sarà uno scambio eh, con l'Università Americana e, e così via. Sarà un'oasi tecnologica di 25 ettari in, nel, eh, nel parco innovativo di, di Sharia. Quindi Skyway si sta proiettando, eh, da Minsk si è proiettato nel centro degli Emirati Arabi e con eh, tutta una serie di progetti locali in sviluppo in, in varie parti del mondo, eh, America Meridionale, eh, Russia, Australia. Africa e così via. Bene, qui abbiamo una slide purtroppo eh, in inglese, ma da Rus russo abbiamo, eh, siamo riusciti a averla in inglese. E questa è la roadmap, cioè la mappa eh, stradale di come si proietteranno i progetti dal 2019 al 2032 e oltre. Quindi eh, questo vi deve far riflettere nel fatto che. Eh, ci vuole pazienza nello sviluppo, siamo a, a un punto molto molto importante, ma di riflesso eh, potete immaginare quanto sviluppo a livello mondiale ci sarà nei prossimi decenni. Allora nel 2019 siamo nella fase a metà dell'opera. C'è la costruzione del centro innovativo di Skyway, eh, di Skyway negli Emirati Arabi. Sappiamo già che c'è già un accordo importante di un progetto locale di 15 chilometri con 21 stazioni, c'è uno sviluppo della fattibilità per il progetto Mosca-Mongolia eh, e lo sviluppo della documentazione chiaramente per eh, le infrastrutture, per i progetti di, eh, di produzione energia eh, da fo fonte rinnovabile, quindi energia da fonte solare e sviluppi per quanto riguarda l'humus e eh, produzione di eh, prodotti bio agro, eh, agro diciamo eh, per quanto riguarda il terreno. Proiettandoci al 2020, chiaramente quindi verso appunto la, a questa, a questa data, il prossimo anno chiaramente ci sarà il progetto dell'alta velocità, quindi ci saranno i test di 500 km orari sul, sulla linea di 25 km negli Emirati Arabi e anche tra Mosca, la regione di Mosca e la Mongolia. Quindi cominceranno a esserci delle commissioni eh, nel, nel centro inno di innovazione della, della Skyway eh, International Center. Eh, negli Emirati Arabi e lo sviluppo della, dello studio di fattibilità di progetti più complessi con un, una lunghezza totale di 50 chilometri. Quindi il prossimo anno ci saranno già dei progetti locali, locali per, tra virgolette perché cominceranno a eh, strutturarsi fino a 50 chilometri. Nei prossimi anni successivamente avremo dei, dei progetti molto più complessi con to eh, distanze totali di 400 km e lunghezze totali di 125 km e così via, fino ad arrivare poi tra eh, 4-5 anni a progetti eh, con... Eh, tracciati infrastrutture fino a 850 km e cominceranno a eh, fare ricerca e sviluppo per il progetto eh, Spaceway, quello chiaramente che si occuperà del, del veicolo planetario generale che abbiamo già visto, Spaceway, diciamo così. Poi a seguire costruzione di altri progetti mirati per una lunghezza totale di 7500 km. Eh, e, e via dicendo sempre più sviluppo sempre più chilometri e sempre più dividendi per noi che abbiamo delle quote ecco questa è un pochino la mappa di come si evolveranno le cose chiaramente quello che c'è da dire è che il, siamo nei tempi nonostante qualche rallentamento dovuto al fatto che i test per l'alta velocità dei 500 km/h non è stato potuto fare eh, nell'Ecotechno Park, ma eh, ragion per cui è molto meglio negli Emirati Arabi dove queste linee saranno poi utilizzate dal, dai, dai, dal pubblico e quindi dalle persone. Nell'autunno 2019 ci sarà la prima dimostrazione del trasporto di stringa Skyway negli Emirati Arabi, quindi autunno, appuntamento all'autunno per vedere le prime, i, i primi movimenti di questi mezzi, eh, chiaramente eh, nel, eh, sul territorio tropicale eh, dove ci sono condizioni atmosferiche decisamente diverse da quelle dell'Ecotechnopark dove il clima è più rigido, mentre invece negli Emirati Arabi c'è eh, un problema di eh, chiaramente di caldo, umidità, eh, eh, sale, eh, sabbia, cioè tutti questi eventi molto, eh, escursioni termiche molto, molto importanti. Bene, veniamo invece da un, a un aspetto eh, più pratico, quello del nostro, eh, della nostra piattaforma personale dove noi possiamo andare. A trovare un nuovo link eh, un nuovo link di informazioni molto ho fatto molto molto bene eh, è una una pagina di atterraggio per così dire si chiama landing page una pagina dove le persone possono eh, essere, vedere eh, informarsi di che cos'è skyway hanno la possibilità di, di eh, accedere e entrare in questo a sostenere il progetto skyway e questa pagina eh, permette anche di valutare eh, a 360 gradi eh, contesti quali la vista sulla stazione Skyway eh, all'esterno, piuttosto che all'interno, l'abitacolo dell'unibus, in modo eh, come se ci fosse una telecamera a 360 gradi, ed è eh, il principio della realtà virtuale, come se noi fossimo eh, già dentro a questa situazione reale. Il link è esattamente il terzo dall'alto, venendo in basso, e lo troverete per i partner strumenti eh, gli strumenti di, eh, di sponsorizzazione di informazione. Okay? Questo è un link molto molto importante di cui potete fare seguito. Qua ovviamente avete le sempre le diverse soluzioni, siamo nella fase 13.3. Nulla toglie, nulla vieta che ci potrà essere un cambio di fase eh, dopo l'Eco Festival, vedremo cosa ci avrà da dire alle, alla conferenza. E vi ricordo chiaramente che mancano tre giorni alla scadenza del, eh, eh, del pacchetto Eco Future, eh, il quale vi permette di scrivere sulla lamina metallica che sarà posizionata sul ponte sospeso eh, e vi sarà dedicato questo, eh, diciamo questo spazio con il nome e il cognome per aver aderito e sostenuto il progetto in questo momento con questa promozione. Tre giorni per essere eh, scritti in modo indelebile nella storia del progetto Skyway, dopo quelli che sono stati eh, diciamo, memorizzati al museo eh, stellato. E dopo quelli che eh, sono stati eh, riconosciuti nelle eh, nella piantumazione di alberi 10.000 alberi sono stati piantati all'ecotecno park bene con ovviamente questi 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 depositi avrete poi il vostro certificato che attesta che le quote che vengono vengono eh, riconosciute da parte di skyway e soprattutto un, il fatto che queste quote avranno un valore di un dollaro ok bene eh, con questa serata eh, vi eh, termina qui ovviamente abbiamo avuto qualche problema di linea ma sono riuscito a fare il webinar eh, così abbiamo modo di registrarlo la cosa importante che ripeto a quelli che andranno all'ecotecno park è quella di fare eh, video raccogliere eh, testimonianze immagini e ne sarei molto grato a chi mi porta questo materiale così lo condividiamo al prossimo webinar che non sarà la prossima settimana martedì ma quella ancora dopo vediamo un attimo eh, lo faremo il 27 ok il 27 ci sarà il uh, ci sarà il webinar tra 15 giorni quindi ci sarà modo di raccogliere le informazioni immagini video come eh, l'anno scorso è stato fatto all'eco festival il 4 agosto 2018 costruiamo skyway salviamoci il pianeta e mi raccomando eh, sabato ci sarà la, la, la diretta eh, tutto il giorno quindi ci sarà la possibilità di vedere l'Eco Festival in diretta eh, tutto il giorno per chi vorrà eh, seguirlo come se fosse presente e ci sarà la dimostrazione dell'Unibus per la prima volta quella è l'Unibus ad alta velocità 500 km orari chiaramente non sarà la dimostrazione della velocità perché non è possibile ma sarà la dimostrazione del fatto che è la prima volta che l'Unibus si muoverà sulle infrastrutture Skyway. Ehm, bene, con questo vi saluto, eh, vi, eh, vi faccio gli auguri di un buon Ferragosto, una buona settimana, un buon Eco Festival a chi partirà tra qualche giorno e eh, un arrivederci al prossimo webinar del 27 agosto. Un saluto a tutti. мы Цены. начинаем заполнять с конца. Okay. le cune inquinanti che costano yeah. uh, attualmente